Roma intanto è una grande città, una città tra le più estese d'Europa. È una città, come si dice spesso, che ne ricomprende altre 7-8, le prime 9 città italiane stanno tutte dentro Roma. Naked City Project è una mission fotografica fondata sulla collaborazione e sull'interdisciplinarità, cioè si mettono insieme figure professionali diverse, ma anche diversi metodi per ricostituire una visione insieme della città. La topografia di momenti storici da raccontare, come quello appunto che si sta svolgendo adesso a Roma, nella città, nella provincia, una situazione critica che va raccontata. Un territorio gigantesco, enorme, che presenta delle zone anche disabitate e dei luoghi da esplorare ancora non toccati dallo sguardo degli artisti che nell'ambito del cinema, della fotografia e del video si sono occupati appunto della città di Roma. Questo tentativo di realizzare questo nuovo sguardo è un modo non tanto per raccontare la città di Roma, quanto per evocarne i problemi, le questioni irrisolte, i luoghi abbandonati, le realtà non frequentate dallo sguardo non solo del turismo, ma anche degli stessi cittadini romani. In questa vastità contiene una multidimensionalità, periferie interne al centro, luoghi centrali ricchi nella periferia, anche in quella più estrema, vite molto diverse, una città bloccata perché non si riesce più a muovere, è una città impaurita in questo frangente, impaurita soprattutto perché manca la sicurezza data dal lavoro, dalla coesione sociale, è una città frantumata, in cui la gente si sente piuttosto sola, in cui vivere e abitare non è particolarmente facile. Una città maltrattata, mal curata sicuramente, ma con grandi potenzialità. La finalità immediata del progetto è quella di arrivare a una mostra fotografica che mette insieme i lavori finora raccolti, che sono già parecchi, sono una cinquantina. Però la finalità principale è quella di costituire un osservatorio permanente, integrato, che lavori sulla città, producendo continuamente progetti che vengono raccolti in una piattaforma online. Questa piattaforma dovrà consentire al fruitore, soprattutto attraverso una mappa, di navigare attraverso queste informazioni e di avere davanti a sé una visione insieme appunto della realtà urbana. Un luogo che a partire proprio da queste specificità diverse si incarichi di tenere le fila di un ragionamento complessivo che tenga assieme i vari aspetti e che contribuisca a fornire il materiale a chiunque ne abbia bisogno. Ho visto anche da parte di molti giovani fotografi, ex alunni molto recenti, un grande entusiasmo e una voglia di partecipazione a un progetto che coinvolga diverse esperienze, diverse personalità, diverse tematiche, diversi ambiti. Tutta questa mappatura della città di Roma è sicuramente molto importante. L'incrocio tra queste due cose spero che dia dei risultati eccezionali. Noi come festival, come museo, ci aspettiamo tantissimo da questa cosa e assolutamente promuoviamo tutto quello che è possibile.